Ciao ragazze, benvenuti in un nuovo video. Oggi vi mostrerò i prodotti top del mese di agosto riguardante beauty, fashion, cibo, canzone, film, profumo, avvenimenti e random. Iniziamo subito con il beauty. Allora, i prodotti preferiti sono state queste tinte della NYX. Eccole qui e sono assolutamente top. I miei colori sono Copenhagen, questo rosso molto scuro, anche se non è proprio così scuro, una volta applicato sulle labbra. È un rosso scuro bordeaux. Poi Stoccolma, che è un bellissimo nude rosato, e Roma, ed è questo color malva. È un nude molto scuro con il sottotono rosato. Altro prodotto preferito è questo correttore di Kiko della linea Skin Evolution Concealer, eccolo qui, è il numero 01, naturalmente è il più chiaro, anche se è il più chiaro, comunque non è chiarissimo, quindi per le pallide come me non va benissimo anche in inverno, quindi questo è stato ottimo per l'estate. Altro prodotto beauty preferito sono questi due protezioni solari che ho utilizzato tantissimo a mare, naturalmente. Questo è dell'Armstrong, protezione 30, e questo è della Pitts Gwyn. Allora, questo dell'Armstrong è un olio intensificatore d'abbronzatura e anche se è un olio assolutamente non mi scottate, si asciuga velocemente, non unge, ha un ottimo profumo e forse effettivamente è vero, è un acceleratore d'abbronzatura. È appunto un olio secco, nutriente, senza parabeni, dermatologicamente testato. Eccolo qui. Altro prodotto, questo qui della Pitts Gwyn, è una lozione, una crema normalissima, ma mi sono trovata veramente molto bene e la cosa di questa crema e che ha un profumo stupendo e mi viene proprio in mente l'estate, il mare, la spiaggia. Quanto mi manca, madonna. E questo sono stati davvero molto buoni. Ve li consiglio perché io ho utilizzato tantissime protezioni e non tutte sono state buone. Ad esempio, alcune sul viso mi davano problemi con i brufoli, quindi state un pochino attente, soprattutto chi ha una pelle normale mista come me, come la mia. Categoria fashion, assolutamente a mare ho utilizzato un sacco i body in pizzo. Ad esempio ho questo qui, molto bello, che non utilizzerei mai in città, ma a mare cosa importa. Questo qui tutto in pizzo, eccolo qui. Un body che ha la schiena scoperta, eccolo qui. Si sono portati tantissimo quest'anno i body e stanno andando ancora. Altro prodotto fashion, altro capo fashion che ho utilizzato tantissimo sono i corpetti, dagli eleganti ai sportivi, proprio li ho utilizzati tantissimo. Ad esempio questo qui che è in pizzo con queste applicazioni rilievo, che è bellissimo davvero, e anche questo qui sportivo che ha la bandiera americana con le bretelle. Altro accessorio immancabile nel mese di agosto sono gli occhiali da sole, passando da quelli classici a quelli più glamour.
accessorio glamour è stato questo bicchierone qui di Starbucks. Questa non è la sua cannuccia, ma la sua l'ho messa in lavastoviglie e si è sciolta. Comunque, questa è di appunto Starbucks e devo dire che mi ha aiutato un sacco a bere di più, perché io più la riempio, io più bevo, quindi assolutamente promossa. Cibo, allora, a parte gelati e granite sono state proprio mangiate, graffe. Altro prodotto sono le graffe ripiene di cioccolato Galak, ma un altro prodotto che ho qui e che praticamente è diventata la mia droga da un mese a questa parte, giuro, non sto scherzando, sono questi cereali qui, che non ho la confezione, adesso vi mostrerò la foto. Praticamente sono i cereali Lion e sono diventati davvero la mia droga. Io era da un po' di tempo a questa parte che non bevevo più latte per alcuni miei problemi, ma a causa di questi cereali sto riprendendo a bere il latte. Film preferito del mese, ha fatto vedere su canale 5 Moulin Rouge, quindi l'ho rivisto, Colpa delle stelle e basta, perché poi non ho visto molta televisione, ma da qualche giorno, anche se è successo a settembre, ma comunque ve lo anticipo insomma, non spoilerò nulla, giuro, è uscito Io prima di te con Emilia Clarke, la ragazza è la protagonista del Trono di Spade, che già nel video precedente dei prodotti top vi dissi che io amo il Trono di Spade, quindi come non poterlo andare a vedere, e non dico nulla assolutamente, però ci sono tanti però, poi magari ne riparleremo nel prossimo video. E assolutamente però è stato un film davvero molto bello e andatelo assolutamente a vedere. Profumo del mese, allora, è inutile stare qui a farvelo vedere ogni mese, già ve l'ho detto nel mese scorso. Profumi del mese, profumi estivi, io utilizzo tanto il Monoi di Tahiti, che più che profumo è un olio corpo profumato. Io esco dalla doccia, metto questo, non applico il profumo, oppure proprio quando è una cosa un pochino più elegante, un avvenimento, una cosa, ho utilizzato questo che è il Narciso Rodriguez, questo con la confezione rosa, ma la bottiglina è nera. Assolutamente sarà il profumo della mia vita. Avvenimenti, allora, questo mese cos'è successo? Niente di eclatante, a parte che appunto sono andata a mare ed è venuta la mia amica Sara insieme a un nostro amico, quindi io stavo con i miei genitori, loro sono andati da un'altra parte, ma comunque nella mia zona, quindi non nello stesso tetto, ma quella era la zona, e quindi stavo praticamente con loro e ci siamo divertiti tantissimo, davvero, come ci si diverte tra amici e non ci si diverte da soli, naturalmente, che cavolo di citazione è? Vabbè, mi sono divertita tantissimo. Random, allora, anche questo avvenimento random mi viene in mente, Miss Italia, anche se è successo praticamente ieri sera, si è concluso, oggi è 11 settembre, Torri Gemelle a parte, che appunto mai dimenticare, ieri 10 settembre c'è stata la finalissima di Miss Italia, l'ho visto naturalmente da... Non vedo Miss Italia da anni, l'ho visto proprio per Marta, la nostra Sweet Beauty 1990, che è rientrata tra le ultime finaliste, tra le ultime 10, che Marta, anche se ne hai vinto, per noi rimarrai sempre la più bella, e comunque arrivare tra le ultime 10 comunque è importantissimo, è un grandissimo traguardo. Già il fatto di essere arrivata lì, cioè, insomma, accontentiamoci. Anche se, devo dire la verità, non mi è piaciuto proprio né Miss Italia né le partecipanti, che sono, oddio, quando sono passate da 60 a 40 già non erano tutte molto belle, devo dire la verità.
Poi scartavano alcune ragazze molto più belle rispetto a altre ragazze che rimanevano e io dicevo che cavolo state facendo? Ma io appunto tifavo per Marta, quindi non mi interessava, a parte il fatto che molte ragazze erano davvero molto bruttine, diciamo la verità. E le ultime 5, oddio, molto discutibile. La vincitrice non è male, è una bella ragazza, veramente molto bella rispetto alle ultime 5. Molto discutibile la situazione curvi, perché io assolutamente alzo le mani. Bellissima l'idea di mettere le curvi, ma non mi piaceva quella curvi, non lo so, anche se era campana come me, però non lo so, diviso non aveva niente di particolare. La vincitrice, bella ragazza, ma doveva vincere Marta. Altra cosa che ho trovato fuori luogo a Miss Italia è l'intervento di Nadia, ovvero Nena Love, non so, è una youtuber anche lei, la numero 27. È stato davvero fuori luogo la frase che ha detto, davvero fuori luogo. Per chi si fosse perso Miss Italia, lei praticamente ha detto che lei quando è uscita la giuria le è andata incontro, si è dispiaciuta, quindi da qui lei capisce che a cacciarla, a non votarla sono stati, è stato il televoto, e causa perché lei non ha steso la voce nel suo quartiere. Insomma, molto discutibile come frase. Discutibile sono state anche le scelte di selezione, cioè l'ultima selezione, no? Quando, per capirci, quando facevano l'intervista doppia e c'era la giuria che doveva scegliere chi restare e chi rimanere, e quando la nostra Marta è rimasta insieme a Rachele, era l'intervista proprio la vincitrice Marta, erano 5 i giurati, quindi hanno dato 2 voti a testa. L'ultimo voto spettava Raul Bova, che l'ha data a Rachele, non a Marta. Mi è caduto un idolo, Raul Bova, mi sei proprio caduto. Vabbè ragazze, vi ho riempito una testa di chiacchiere, spero di avervi intrattenute, vi mando un bacio e al prossimo video. Ciao!